A pensarci proprio. Mi piace il mio stando. Sì, Qual è il nome? sono quasi invidioso, però poi dopo mi ricordo che sono un casco bellissimo con anche un buco, quindi mi elevo. Anche faccio partire intanto. Io vi faccio ridere, io sono andato oggi a prendere il Plus, dal GameStop, ho visto le offerte che fa il GameStop, bellissimo, un gioco da 40 euro a 36. Mi sa che Hai vado visto? a... 4 euro di sconto. Scontone! Oppure quello da 30, 40 a 38, io gli uso in faccia. Sto facendo. Che schifo. Prendi il nuovo COD, l'abbiamo solo spostato da 70 euro tondi tondi a 69,99. Un affarone. Proprio, e provo di fare anche l'occhiolino. Wink, wink, compra. Risparmi un centesimo. Wow, Wow, wow. facci Col soldi. quale ti mettiamo la protezione che dura un giorno. Vado a Due prendere da anche chi, sì, esatto, anzi. Allora, ah sì, dovevamo fare, allora, rimasti, qua io allora, che te avrei vale la roba prendere mia. e andare Giusto per... a parlare. Abbiamo Allora. controllato Ecco che il gatto non si è ammazzato. appunto, tenetelo d'occhio, non si sa mai. Tadam, tadam. Allora. Magister Boris, levati dai piedi. E Ifan può dire, avvicinati e bisbiglia, Glecoudumar. La guardia si dà un'occhiata in giro furtivamente, poi ti fissa. Comincia a tremare paurosamente, in viso, diciamo, prima di sneers, non so cosa voglia dire. Sneers. Boh, prima di riprendersi, non lo so. Comunque. Pensavo che fossi morto quando la nave Sogghigno. Ah, sogghigno, ok. Pensavo che fossi morto quando la nave è affondata. Ah, immagino che i lupi possano nuotare. Ah! Si avvicina e dice di non avere tempo per i giochetti. Beh, il tuo senso dell'humor deve essere annegato. Credi di essere un grand'uomo, signor Artiglio d'argento? Tutto ciò di cui ho bisogno è fischiare e i miei cani ti strapperanno gli occhi. Madonna. Ecco come andranno le cose. Tu ucciderai un elfo chiamato Shaela per me e io ti dirò esattamente dove puoi trovare un'arma per utilizzare per tu sai cosa e non so nulla. Ok. Gesticola con un pezzettino di carta davanti ai tuoi occhi prima di metterlo di nuovo nel suo taschino, diciamo, e sorride il sorriso sulle labbra. Affare fatto? Chiediamo perché Sheila dovrebbe morire? Per quanto ne so, i Lone Wolves, quindi i lupi solitari, vabbè, che nome un po' così, però fantasia, non fanno domande. Quindi perché non chiudi il becco e vai a fare ciò che devi fare? Di che non sapevi di un contratto extra? Avvicina il fischietto per i cani, un po' più vicino. Non capisci, vero? Qui sono io a dettare le regole. Se anche solo mi fai il solletico, sarai mandato... Sarai mandato a... Come dire, i cani ti mangeranno, tipo.
verrai direttamente ai miei cani come se fosse il loro nuovo giocattolo da masticare. Fai come dico o non farei assolutamente nulla. Diciamo che sorridiamo e avviciniamo un'arma tra le sue costole, solleviamo un dito alle labbra e diciamo shh. Fa un passo indietro praticamente. No, 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 ti darò l'informazione, ecco. No, no, non farlo, ok? Quindi non dobbiamo più uccidere l'elfo? Perfetto, non Ops. dobbiamo ammazzare la ragazzina che avevamo trovato nella caverna. Quella cieca? Sì. No! Meno male, meno male. Meno male. Ma il mio gatto? Ah, eccolo. Eccolo. È dietro, tranquillo. Vado nel panico ogni volta che non lo vedo. Fissa noi. Oh, adesso stiamo cagando sotto. Come? Ci stiamo cagando sotto. Il tizio, ti faccio mangiare dai cani. Ok, adesso dobbiamo fare la cosa qua da me. Vediamo se riusciamo a fare sto bug. Aspetta che prima mollo Sebil. Molla là, molla là. Non voglio che mi interrompa il dialogo. Sono sveglio? Penso di aver bisogno di un pizzicotto. Oh, no. Aspetta. Sei te. Hanno detto che saresti stato rosso. Ma non pensavo così tanto rosso. E questo è razzismo. Sono sesto. Allora, vediamo. Lo riconosci, riconosci la lucertola come un sognatore. Digli che lo stavi cercando. Oh sì, ovviamente lo stai facendo. Principe dei principi, giusto? Senza dubbio. Preferirei parlare con voi in più approfondità, signore. E lo voglio effettivamente. Vediamo. Allora, ordinami attentamente di risvegliarsi, cerchi risposte, non indovinelli. Mi scusi, principe, starò meglio in un attimo. Due battiti di una coda di lucertola, sì. Aspetta, come si può dire? Essere svegliato momentaneamente, così all'improvviso mi ha un po' scosso. Essere continuamente spostato tra il sonno e il sveglio, non posso esserne certo. È veramente lui? Colui che stavo attendendo? Ma sei Madonna. te? Tutto possente e pieno di strappi. Con le vesti a strappate. Come potenti sono caduti, eh? Ma stiamo parlando della stessa persona, cioè guarda, tu sei ipico, c'hai l'armatura dorata là. Sei Sei così bello. così bell'uomo. Andiamo. Ok, lo assicuro che sto cercando di risalire. La tua ascensione al trono è solo una questione di tempo. Ascensione? Oh, proprio la parola. È proprio la cosa che la mia visione mi ha mostrato ancora e ancora. Girava come la ruota di un mulino. Interessante. Ma loro di cui io parlo, Vostra Maestà, sono il mio sogno. Intelligenza nata dal sonno. Ti vedo nelle mie meravigliose e nebbiose fantasie, signore. Loro mi parlano. Dicono che tu sei quello che porterà il cambiamento. Vai, Ma aspetta. Red Prince nuovo Salvini.
Partiamo dalle ruspe. Cambiamento ai paesi loro. Esatto. Ma ci sono quelli che si vogliono opporre al cambiamento. Ci sono quelli che ti vogliono abbastanza molto morto. Ecco. Pretendi di sapere chi ti vuole morto. Tipo tutti. Non lo so. No, il nuovo di Mai e Salvini. Sospiri e pretendi un po' di chiarità. Quale cambiamento? Non lo posso dire. Vabbè, ma dai, allora dillo che sei stronzo. Con tutta la pazienza che puoi mostrare, chiedigli perché continua a essere così persistente a non dire le cose. Per te, vostra maestà, per la tua vita e per il tuo destino. Vedi, questa è la vera croce nella... La vera X nella croce del... Oddio. Il capitale che importa. Wow, okay. Credo voglia dire quindi, tipo la X della croce dell'M maiuscola, cioè della P maiuscola del problema, teoricamente. Quello di cui parliamo è molto delicato. Quello di cui noi dobbiamo parlare è molto pericoloso. Quello che devo sapere, non lo so quando sono sveglio. Quello che devo dire, devo dirlo quando sono nel grande sonno. Trattieniti solo per un momento. Stai dicendo che dobbiamo dormire insieme. Oh wow. Sarebbe un onore, Vostra Altezza. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è di chiudere i nostri occhi e lasciare che il sonno ci prenda per le sue mani. E dopo ci incontreremo nel grande reame del sogno, dove i sospiri mi raggiungeranno e attraverso me le loro parole saranno vostre. Non mi piace come sta andando avanti questa storia. Ok, sono pronto, facciamola finita con tutto questo. Ecco, c'è un piccolo, chiamiamola complicazione però. Cavoli, è un pochino imbarazzante per un sognatore da dirlo, ma mi sto trovando abbastanza incapace di sognare. Il mio sogno è diventato più cieco e silente. Voglio darti una mano, ovviamente, mio signore. Ovviamente ho bisogno di aiutarti, ma sono tanto disperato alla ricerca della mia per la ricerca della mia medicina. Che medicina? Buon day, che problema? La sua medicina qual è? Occhi. La foglia che illumina, il druddanare. Dovrei... Questo dovrebbe essere... Se avessi in possesso della foglia, principe, saremmo entrambi in grado di sapere... Sapremo entrambi cosa lo spirito del sonno vuole dirci. Ok, rotola un attimo i tuoi occhi e prova a indovinare. Vuole che vai a prendere un po' di giudanare? No, non tanto. Vedi, ne ho un po', sì, ma l'ho rubata. Loro pensano che è stato un elfo a farlo. Amrio, l'hanno bloccato in una gabbia. Sono a pezzi, Vostra Altezza. Dovrei
Vorrei restituire la Giudanaro e liberare l'elfo, ma ho veramente bisogno, veramente voglio veramente sognare e vedere. Ah, ma quindi era l'elfo che cercava sempre quella cieca? Sì. Sì, quella, Shayla. Oh, shit. Però qua so, io so già quale sono le scelte, quale sarebbe la scelta giusta per farmi andare avanti e fare anche quell'altro. Vabbè, Allora, fai quello che ti senti, beh. chi se ne frega dell'elfo? Digli di mangiarsi la Dudanai che ha. Vuoi sapere cosa vede e sentire, e sente nei suoi sogni? Sì, certo, non posso negarlo, principe. Tuttavia, non importa quello che i miei pensieri. Cominciamo. Ok, Stingtail raggiunge le sue tasche e tira fuori un'arancia. Dicendoti... Dicendoti che è a pezzi... Che il frutto è a pezzi perché ha nascosto il suo contrabbando. Lo divora in maniera molto feroce. E i suoi occhi cominciano a guardare nel vuoto. Oh. Sono un paio di parole un po' confuse e lucertola cade addormentata. Tu ti siedi nella sabbia, chiudi i tuoi occhi e lo segui. Ciao, Macchietta. Dalle ombre viene l'alba, sei a casa, sei nel tuo palazzo, sopra la grande torre della libreria. Vedi la città proibita, solo che è infinitivamente più grande di quanto ti ricordi. Un mare di splendore bianco raggiunge il limite che l'occhio può vedere. Anche Stingtail è lì. Ma prima di parlarti, un'altra voce sussurra dietro al sognatore. Dall'ombra viene l'alba, ha proprio ragione, Vostra Maestà. Ma non se le ombre si mettono davanti alla tua strada. Hai domande? E qui io ho le risposte. Supponi che nella metafora tu sei l'alba, giusto? Ovviamente lo sei, lo sposo del sole, il principe rosso e così tanto altro. È solo una mia impressione o ci sta provando spudoratamente? Non dirlo ad alta voce, poi si offende. Ok. Dì che se questo è il cambiamento a cui si sta riferendo. Abbastanza. Ma non discussiamo del cambiamento per il momento. Stintel è appunto troppo presto. Proprio ora dobbiamo assicurarci la tua sicurezza. Se tu dovessi morire, anche il cambiamento morirà assieme a te. Chiedi chi è l'ombra, chi ti vuole morto? La stessa ombra, la casa delle ombre. Giustamente, scusa, cioè, ovvio. Vuoi sapere solo una cosa? Perché? Anche a uno come me, questa ragione rimane nascosta nelle ombre. Nessuno sa se la casa delle ombre esiste. In Ed è lì questo che che si cede la sua risiede. vittoria. Ecco. Sì, è questo che si dà la sua vittoria. Ma noi, i sognatori, li conosciamo. E non lasciamo che loro... E noi non lasciamo che loro tessino le loro tele oscure intorno al nostro impero, senza disturbarli. La potente casa della guerra e della legge, loro sono le vere ombre, che non sanno che il sole oscuro sta governando i loro giorni.
Ora, la casa delle ombre si sta muovendo contro di te, ma nella casa dei sogni tu hai un alleato. Noi offriamo il nostro aiuto. Tu unico e solo principe, unico e solo re che sarà. Noi vediamo il trono d'oro, ti vediamo. La fiamma scintillante in mezzo all'oro. Ma sei abbastanza, però chiedi cosa dovresti fare successivamente. Devi scappare dall'isola su cui ti trovi. Attraversa Fort Joy e avventurati dentro alle le paludi tenebrose. Un altro sognatore ti attende lì, Bahara. Lei è molto più potente come sognatore di questo Stingtail. Lei ti può portare attraverso il resto del sogno, molto più in profondità di dove dovresti andare. Quindi svegliati ora, principe. Svegliati e fai attenzione. Fai attenzione delle ombre che stanno intorno all'alba. Ok, ti svegli e così fa Stingtail. Fa una bella sonata. Sbadiglia e allunga le braccia. Stiracchia le armi. Il suo braccio. Beh, ora. Che sogno che è stato? O che posto abbiamo visto? Non posso dire che mi ricordo molto tutto il resto, però. Non tanto. Vediamo. Ok, la ringraziamo per il suo aiuto e ce ne andiamo. Spero di essere stato d'aiuto, mio signore. Possa vostra maestà vivere a lungo. E possa anche il vostro regno. Grazie. Ok, adesso riprendo. GG. Adesso torna con noi l'amica elf. Sì. Il tizio in mezzo qua. Ehi, guarda che è stato Stingtail a rubarti l'arancia. Ah, Bran. Aspetta, come cazzo che si chiama? Agriff, ecco. Ah, è vero, Griffith. Sì, sì. Salvo. Salvo e ditemi quando siete davanti, ok? Io ci faccio sono. Iniziare. Ok, allora salvo e faccio parlare la tizia. Sì. Ok, potete andare. Qua c'è l'elfo, tra l'altro. Ditele che è stato Stingtail a rubare l'arancia. Vuoi fare tu, Jack? No, lasciatelo tranquillo. Ok. Allora, che hai combinato? No, giuro, niente. Allora, Griff sta lentamente e metodicamente pelando la pelle di una patata. Quando ti avvicini, ti guarda, mette a posto la patata, ma non il coltello affilato. Giù per il tavolo. Cosa? Allora, chiediamo se è lui il boss da queste parti. Chi lo domanda? Potrei dire da umano che siamo venuti da lui come kinsman. Cos'è un kinsman? Subito. Come ma possiamo parente. Parente. Che cerca una guida. Vediamo che succede. Fa un ghigno e porge il coltello verso la luce guardando il riflesso. Sto ascoltando. Ok. Diciamo. Dunque.
Vorresti aiutare l'elfo Amairo? Amairo? Maledetti elfi. Immagino che tu intenda il clown che ho preso a rubare dalla cucina. Non va da nessuna parte. Chiediamo se è sicuro che sia Amairo il colpevole. L'ho trovato con le mani nel sacco. Cercare in un secondo sacco dopo che ha preso il primo. È andato via come un ragazzino quando l'ha preso. Facile. Chiediamo cosa dovrebbe aver rubato. Scorte. Una scatola di scorte. Citrus sarebbe... Guardo subito. Tipo... no, frutta. Agrumi in particolare. Parlerà o morirà in silenzio? Allora, facciamo una proposta. Tu troverai le scorte rubate e le riporterai indietro in modo che Griff liberi Amairo. Tutto ciò che voglio sono le mie scorte. Sarei felice di lasciare questo clown morire piuttosto... cioè, morire al... in un'esecuzione piuttosto che nella mia cucina. Portami le mie scorte e abbiamo un patto. Ok. Quindi adesso Bear parlerà con lui? No, provate a riparlare un attimo. Ci stai pensando tu, Jack? Sì. Non fa proprio opzione. Ah, è stato Stingtail. No, non fa proprio niente. Aspetta, forse devo fare io perché ci ho già parlato. Vai. Aspetta, vai. Allora, Griff dà un'occhiata alla lama e poi di nuovo a te. E proviamo a parlare del patto, allora. Conosci già i termini, non c'è nient'altro da dire. Forse dobbiamo adesso parlare con Stingtail? Aspetta, arrivo. Aspetta, venite un attimo qua. Eh sì. Può essere che si triggerà tutto dopo. Ne può anche essere che magari provate a vedere se provando a fare pickpocket su di lui dovrebbe ancora avere la lancia nonostante tutto. Oh beh, mi inviti a nozze. Ecco. C'ha un bel po' di roba. Allora, c'ha un'arancia insolitamente larga, che è quella che serve a noi. Che ci serve, non so. E la poi che altro ha di bello? Ha un sacco di libri di fuoco. Esatto, quelli sono più che altro a me. Cosa ti può servire? Haste? Haste sì, assolutamente. Mio. È ottimo quella. Poi c'è Ignition. No, quella non tanto. Poi c'è Peace of Mind. Quella tiene per dopo, vediamo. Altro? Poi c'è Searing. Searing Daggers. Ok, quella è buona per fare l'attacco, se no altro cosa c'è prima? Spontaneous Combustion. Combustion no. Poi Supernova. No. E Fireball. Allora, prendi in questo ordine Fireball, Peace of Mind e Scaling Daggers se puoi. Allora, io ti dico che Fireball già cioè, mi occupa più spazio per rubare. Dammi la roba, Vale, poi dopo. No, mentre rubo non posso passartelo. Vabbè, prendo Fireball che ha più priorità. Ok, ma io dicevo prendi passiamo la roba e poi dopo continui a rubare così e poi dopo io posso avere. Ma ti ricordo che dopo che lo fai una volta non puoi farlo di nuovo con questo personaggio. Allora, posso prendere qualcos'altro? Peace of Mind, Ignition o Searing Daggers?
Allora, prendi Peace of Mind e Singing Daggers. Perché No, niente. Peace Peace of of Mind Mind e ti dà... basta. Vabbè, Non allora solo quello. posso più pigliare nulla. Vabbè, me la farò più avanti il fuoco. Intanto prendiamo Haste per la velocità e... sì, e Peace of Mind per avere più probabilità critico. Ah, può essere utile anche per me, tipo. Sì. Sto correndo Quindi la come posso Forrest entrare, Gump. la posso mettere. Come Forrest Gump. Dovrei essere al sicuro qua, no? Sì, a parte che comunque sarà è ancora bloccato qua, quindi... Ok. Non posso neanche togliere il dialogo adesso. Oh, che Forse ho salvato peccato. prima. Oh, che disdetta. Allora, parlo con Griffy. Allora, sempre lui e la sua lama fidata. Dai le arance a Griff. Griff apre una delle arance con entrambe le mani. Il succo schizza tra le mani e ci praticamente arriva al centro con le dita. Non vanno bene. Qualcosa manca da queste arance, amico. Tu sai esattamente ciò che di cui sto parlando. Ridammelo. Diciamo che non abbiamo niente in più per lui. Credi che io stia giocando con te? Io non gioco. Ridammele. Ma non ho fatto niente! Scusi, signor Griffith. Allora... Ma Bear, che... abort the mission, Bear. Abort the... Lord. Abort the mission. Però ti faccio fuori prima, bastardo. Almeno mi tolgo... No, no! Manco la soddisfazione. Non mi avrete mai vivo. Allora, vediamo un attimo se mi fa... se fa venire fuori l'opzione adesso. Non sederti. No, niente, prova a vedere te, Vale, che hai rubato. Ah, e praticamente dobbiamo ancora dirgli... Cioè, dobbiamo iniziare ancora la quest. Ok, sto Inizia ancora rifacendo le con... stesse cose praticamente. Ok, se c'è scritto trovato in tasca Stingtail, fermati. No, non mi parla di nessuno Stingtail. Però non c'è più una cosa di dialogo per Amairo. Vabbè, una cosa per fuggire da qua, ma non ci interessa. Vediamo se ci riparlo. Ah, ecco! Allora... Ah, no. Dai le arance a Griff. Non Ah, aspetta, so. prova. Non lo so. Prova, Provo? prova. Salva. Vado, eh. Ah, già l'ho salvato prima, vai. Di nuovo Allora, questo l'abbiamo letto prima. cerca all'interno. No. Ma perché? Però c'è burro là sopra che è verde, quindi un'amica teoricamente. Sì. Yes, burro! Ti Amore dà una mio! mano. Boh, non capisco perché cazzo non lo fa fare. My love! Cioè, perché? Forse dobbiamo parlare prima con Amaya. Oh, aspetta, non è che magari fosse la prima a parlare io con Stintel e invece dai dietro le arance, forse.
No, non penso. Cioè, teoricamente potresti, Boh. perché non le ha consumate per farti addormentare e sognare. Allora, signor Stingtail, parliamo. Tanto. Eh? Cosa? Ma io, per favore, dimmi... Ah! Come mi hai svegliato? Ero così vicino. Anzi, perché mi hai svegliato? Annusa intensamente e commenta sul fatto che odora di arance. E tu odori di capelli bruciati e sogni infranti. Ma ho la buona abitudine di non dirtelo. Chiedi se ha intenzione di dormire tutto il tempo. Non ci chiamano sognatori per nulla, ho paura. Il mio solo scopo è dormire, sognare. E per questo devo dormire. Ora, se mi scusi. Che stronzo. Aspetta, proviamo così. Adesso vado da Amairo. Magari lui mi dice, vai da Stingtail, l'ho visto. Convincilo che lui è uno stronzo che ruba le mele e le mele arance, scusate. Ruba i ricchi per dare ai poveri. No, per tenerseli. Eccolo, Amairo. Griff dice, lascialo perdere, non farmelo ripetere. Amairo, ascolta, posso aiutarti se solo... Stai zitto, elfo. Scusa, fammi riprovare a... Un elfo, coperto in sangue e fango, ti guarda da dentro la gabbia. Si mantiene le spalle in uno strano angolo. Comunque, nonostante le sue condizioni, sembra volere la tua attenzione. Tu, credi a ciò che dice? Che io sono un ladro? Diciamogli che abbiamo incontrato la sua amica Sheila, e che lei non pensava che lui fosse un ladro. Si pulisce la faccia con la sua mano buona. Ah, si pronuncia Saela comunque. Scusa. Saela? Hai parlato con lei? Allora sta bene, benissimo. Diciamo che sta bene e che ha chiesto di aiutarlo nella sua fuga. Ah, vede i miei problemi, ma certo, lo sa già. E sa anche che ti aiuterò in cambio. Chiediamogli di dirci ciò che sa. È tutto preparato, è tutto pronto. Sono troppo debole adesso, ma devo badare a Saela. Tu mi fai fuggire e io ti mostrerò la via. I'll show you the way. Potrei provare un paio di persuasioni, ma immagino che fallirò miseramente, Non quindi andranno. no. Facciamo sì con il capo e facciamo ciò che possiamo. Ecco, promette di trovare scorta da Mairo e poi venite pure qua. Ok, sono grato. Anzi, La tua devo riuscire a libertà per la mia. prendere. Ok, la tua libertà per la mia. Un buon affare. Allora, chiediamo se ha un'idea di chi ha preso le scorte di Griff. Non vedo nessuno. Infatti, sento solamente il suono di Griff. Sento solo il suono di Griff che si schiarisce la gola. So come fa, sai come fa. Tipo così. Ma alcune volte che credo che Griff prenda le sue stesse scorte. Ma vedo la rabbia in lui. Se non le trova. Non trova davvero ciò che cerca. Chiediamo se sa perché Griff vuole trovare queste scorte particolari. Griff è un uomo potente,
il potere misterioso. In caso tu non l'abbia notato. Allora, diciamo, cosa stava facendo nella cucina di Griff? Non volevo fare del male a nessuno. Volevo solo qualche provvista, un po' di pane, una patata o due. Nulla che Griff avrebbe pianto. Ho bisogno di scappare e ho delle persone a cui badare. Tu capisci? Diciamo che capiamo e che ce ne andiamo. Grazie. E sbrigati, per favore. Un po' di calma. Muoviti. Cioè. No, non mi dice nient'altro. Allora, tecnicamente adesso dovremmo essere in grado di parlare con Stintail e farci dare l'arancia di conto suo. Però guarda, è molto... è molto simpatico, perché non ti dice effettivamente chi ha le arance, però tu col dialogo iniziale capisci che lui profuma di arance. Esatto. Ups. Vado ma io. Guarda te, puoi far baccolina. No. Allora. Proviamo di nuovo a dire che ha odore di arance. No. No, Mica la voglio. Prova tu, beh, magari a te t'ascolta che sei il principe dei Saiyan. Il principe. Niente. Non la fa più. Niente. No. No, non mi fa neanche più parlare. Perfetto, che bello. Caro cantante. Ho una domanda. Io vedo che Stingtail qua in realtà c'ha un po' di roba. Quindi, se noi proviamo a cercare, tipo, qua, non c'è niente. Magari c'è una scorta segreta di arance clandestine. Ma non possiamo neanche parlargli. Qual è il problema? No, dico, se adesso riprendiamo il salvataggio prima che tu fai il sogno. Sì. Cioè, noi praticamente ci risblocchiamo la quest delle arance, però tu puoi comunque finire la tua, giusto? Sì. Proviamo così? No. GG. Ok, mi raccomando, premi sulla sua coscienza e fagli ridare quelle maledette arance. Potremmo più Oppure sai che facciamo? Visto che non abbiamo iniziato la quest, ci parlo di nuovo. Cominciamo la quest e poi parliamo con il signor Stingtail per farci dare le arance. Ok, dovremmo esserci. Ridai le maledette arance. E ti muovi. Se devo, gli ordini del principe non sono da danneggiare. Yes! Sì! Keep the boss! Happy! No, ma che addormentarci sul letto. Svegliati! E vedi di muoverti. Ah, ma praticamente il Durdane là è dentro l'arancia. Ok, provate un attimo. Allora, io ho fatto un attimo partire il coso. Controllate un attimo se va la sua quest intanto. Allora aspetta. Perché vado a controllare se intanto posso farla io subito o se devo aspettare dopo. Aspetta, andiamo dal boss così, da Griffith. Facciamo lui. Vediamo se nel frattempo possiamo liberare Amairo. Perché se no li carico, gli faccio un attimo un dialogo velocemente e andiamo a dare subito il coso, si parla dopo. Griffith! Griff is slowly... What? Te ora bloccati per un'arancia. Le arance sono il nuovo nemico. He points the tip of his... I solve my own problems. They'll cure you. Sure, have a look at stuff, huh? Allora, non ci fa parlare delle arance.
No. Prova a parlare con Amaio. Allora. Perceptive. Like most men behind bars, some people not you. Not even if the waves bring you home. No. Out of Fort Joy, away from Magisters. Che... Ah, è un combattimento. Griff tells la lotta. I know a way. Finally, Griff releases after I am free. Ma possibile che non siamo capaci di capire come... Poi funziona una subquest. È così difficile? Che poi tra l'altro nel giornale Keep the boss happy. No cazzo. Io non c'entro. Ok, allora adesso abbiamo l'arancia. Bene. Controlliamo un attimo se c'è il dialogo. Dovrebbe esserci, teoricamente. Deve esserci. Arancia. Per un pugno d'arance. La trilogia della... dell'arancia. La trilogia dell'agrume. Vai Bear. Allora, vediamo un attimo. Ce la puoi fare? No. Yes, hand over Griff's oranges. Sì, vai, ti prego. Now. Good boy. Looks like everything's accounted for. Boy, good boy. Boy. Oh. Ok, ok, eccolo qua. Questo qua è il dialogo. Ok, allora. Aspetta, reload e io vado da Steam Tail. Vedete un attimo se... Vediamo se la voi lo attivo lo stesso. Fate, consegna a Griff le sue arance, anzi la sua Drudnai, la... come cazzo si chiama? Quella. Dai. L'arancia maledetta, l'arancia baccosa. Ecco perché non veniva fuori. Affido a te questo delicato compito, Jack. Addirittura a me, oddio, eh sì. Mi fai paura. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, grandi agrumi. grandi arazzate. Se la vita ti dà l'arancia, farai fare un'aranciata, non lo so, fatti una fanta. Aspetta. Ok, qui vado io. Vai. Allora, ti passo l'oggetto. Okay. Ok, vai, adesso puoi parlargli. Un attimo, controllo se ti ha fatto. Allora, glance the knife, no. No. Okay, fai una dei due, penso sia dialogo di introduzione. La prima? Sì, esatto. L'ultima? Allora... No. Come? Fai la quarta. Ok. Sì. The tip of his blade, the grisly sight of the elf hunched over, clutching his knees in the cage. I solve my own problems. Ok, l'ultima. Sì. L'ultima che arriva. Sì. Ok. Ok, prova a ripararli di nuovo adesso. Ok, ecco qua, I'm over Griff Orange. No, non te lo do. Pam pam! Oh! Ah no, ok. Non ok. Ok, aveva lo stesso dialogo di quando era vuota. Sì. No, non importa. Chi è l'altro? Sì, non
diciamo che è stato Stingtail. Don't give up, no, Stingtail. Dobbiamo dire che è Stingtail, purtroppo. Ah, okay. Anche se io dico che no, anche se io posso dire non dare a Stingtail così facilmente. Don't give up Stingtail so easily. Comunque scegliere di dire Stingtail che è lui. Yeah, non ha senso proteggere un ladder. No sense in losing our heads protecting a thief. Guarda, dopo tutto questo casino mi spiace, ma la verità è la verità, Stingtail è quello che ti ha preso la tua roba. Fermo. Vado. Vai, Bear. Vai! Vediamo se è andato tutto bene. Mi fermo. No, ricarico. Ma tecnicamente noi abbiamo dato l'arancia con la roba che serve a te. Ah no, niente. Allora, aspetta. Niente. Dici. Allora, devo essere già qua allora io purtroppo con Sibille. Allora, funziona. Però devo essere già là con Sibille quando lo fai. Quando proprio gli dai le arance. Ok. Dai ragazzi, tenetevi forte. Ci stanno girando le arance, però ce la facciamo. Io ho un tempo stato chiamato Yennefer. Allora, dai Ampain. Adesso aspetta, ti dico io quando... Tanto sì, vai pure al dialogo delle arance. Ok. Quando ti do il via libera, fallo pure. Ok, allora parliamo e vediamo. No. Vediamo. Ok, aspetto. End over script for. Ok, vai. Vado. End over script for. Yes! Dagli le fottute arance. Vabbè, qua rimane sempre comunque la cosa che ho detto di Stingtail. Ok, adesso apparimi il ladro dietro, l'assassino. Aspetto. Eccolo qua. Veniamo da te. Sì. Arriviamo. Veloce, veloce, veloce. Oh no, si sta muovendo Griffith. No, ok, no, l'ho bloccata sul posto. Lo blocco. Faccio da muro. Ah no, ha liberato Amaya. No, ok. È bloccata qua. È fatta in fretta. Ti ringrazio davvero, davvero tanto. Porterò la mia parte del patto a compimento. Ti mostrerò la via. Ma ho qualcosa di più da chiederti. Che vuoi? Saela. Lei è tutto. Una sovrana. Un oracolo. Un figlio. Vabbè. Non può essere persa qui. Da bravo outlaw, da bravo ladruncolo, lo chiedo cosa c'è per me. Non ho nulla qui, ma... dove ci sono gli elfi, credo che ci sia... non ci sia nulla che non vogliano dare. Dammi la tua mappa, ti mostrerò una via fuori, un segreto. Pericolosa, ma ti porta alla libertà. Ti do questo amuleto. Devi darlo agli elfi che rimangono. Digli che Saela è qui. Manderanno aiuto, per favore. Lei è importante. Io vado da lei. Ti auguro buona fortuna e ti ringrazio da parte di tutti. Woo! Ok. Stingtail ha fatto quello che doveva fare? Sì. Oddio, che sta succedendo? Troppa roba, troppa. Chi è che sta prendendo fire damage? Ma chi è la signorina là in fondo? L'assassina. Oh, Shiat! Ma noi siamo in fondissimo, Jack. Che facciamo? Speriamo di riuscire a prenderli. Io spero che con la magia ci arrivo a prenderlo. Teoricamente dovrei anch'io, però... Ma da dove è uscita l'assassina? Silenzio,
Praticamente quando dai Sintel, cioè quando consegni Sintel a Griff, praticamente lui manda Silence, che è l'assassino qua. Ah, ha senso. Lei era già lì, era pronta, ferma in realtà, lei aspettava da giorni che qualcuno dicesse la verità. Lei era su questo strappo, più o meno in fondo. Mi era sembra... Lì. Aspetta. Mi sembra giusto. Giorno 486, ancora nessuno ha detto qualcosa. Ho ancora fame, ma non posso desistere. Devo farlo. Oh, finalmente. Silence. Quanto? No. Ok. No, non ci arrivo. Cosa starà combinando Jack? Ma no. Povera! Mi è caduta! Che cattiveria! Bisogna cadere! Che cattiveria! Dai, non l'ho vista! Cioè, non ti capita di cadere ogni tanto? No! Allora non sei nessuno se non sai cadere dentro al fuoco! Sei un coglione! Cioè... Se non cadi nel fuoco sei un coglione! Scusa. Madonna, ma quanta roba ha Sebil per fare azioni? Tanto, ho guadagnato due turni di nulla. Porca miseria. Ma guardala! Giustamente se la prende con me, grazie. Grazie ancora, gentilissima. No, e dai. Arrivo. Ma io non lo so, signorina, ma lei è un po' stronza, lo sa? Non ci sono più le donne assassine di una volta. Vai, beh, finiscila. Ouch. Allora, io giustamente... C'ho sta stronzata, mo. Che sono... Tu non ti preoccupare che al prossimo turno te la tolgo io. Ti tolgo tutto io. Ah no, aspetta, forse posso farmelo da solo. Fammi fare la roba. Vai. Allora... Se io mi faccio il primo soccorso... Bella. Se io faccio adrenaline... E adesso dov'è il tuo dio? Spenta. GG. È tornato a dormire quest'altro. È tornato a dormire. Dai. Ma non si fa. Come se niente fosse, tranquillamente. È stato bello. Ciao. Ok. Grazie per l'esperienza, sì. Ah, meno male. Guarda intanto il dialogo. Ma appena ucciso un sognatore, hai commesso un sacrilegio, devo pretendere una spiegazione. Il sufficiente mi ha ferito e quindi l'ho ferito estremamente. Ti sfida con quei suoi occhi da diavolo. Non senti da diavolo? Che puoi biasimarmi? Assolutamente, era un omicidio a sangue freddo. Lo giustiziate da esserlo. Ogni quello che ha fatto è fatto, quindi diamoci una mossa, ok? Nonostante le mie grandi speranze, la ferita ancora mi sta sfigurando. Andiamo. Sai cosa? Mi sento un pochino... Stingtail ha menzionato un cuoco, e a quanto pare è un compare di nome Griff. Due uccelli con una pietra, che ne dici? Ma vuole ammazzare anche Griff? Ma... Sebil, ma no. Sei... Ma dai, ma perché? Ciao. Tu adesso ti metti qua e guardi quanto è bello il mare.
Sebil, ma sei brutale, Sebil. Comunque, io direi che posso comunque rubare la roba a lui. Sì. Yeah. Ah, aspetta, giusto, cazzo, approfitto che ho lei anche. Appunto. Sebil, torna qui. Maledetta schifosa. Ecco perché nessuno ti vuole bene. Ah, deve fare tutto il giro adesso. No, non è finita. Si è trasportata. No. Oh, Sebil. Segui il combina guai. No, fin qua. Vola, vola, vola. No? Mamma mia, brutta puttana. Vai, Sebil. Adesso lei Sans può capire perché stavo pretendendo che lei lo prendesse. Vai, Sebil, ruba il tomo. Quanto sono io, stiamo abbiamo bestemmiato per delle arance. Le arance sono arance. Il nostro cuoricino piange. Arance clandestine. Piglia tutto ciò che puoi, Sebil. Piglia e non voltarti. Ok, ho preso tutto. Via. Ho preso tutto quello che potevo. Vediamo se adesso posso già rubarlo io. Pam 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 pam. Io prendo da subito. Give me a dream. Sta ancora dormendo, vero Jack? Io non lo vedo purtroppo. Sì. Perfetto. Allora, Searing Dagger. Ignition. Volo via, volo via, volo via. Quando ci sei? Sì, sì, vai, vai. Vai, vai, vai. Me ne vado. Me ne vado e me ne vado male. Ho idea che mi stia seguendo? No, non ti sta seguendo. No, aspetta. No, stava facendo un bel giro, aspetta, nel caso lo fermi. No, 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 vieni qua, stai svegli. No, 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 vieni qui. No, vieni qua, no, stai qui. Stai lì, vai, fai un giro di là. Bravo, vai di là. Bravo, Stintail, è stato bello. Sta tornando? Vai via. No, come sta tornando? No, sta andando via. Ah, ok. Ok, è tornato a dormire. Perché io praticamente... mi sono teletrasportato più a nord possibile. In modo che almeno non ti vedessi neanche, così non ha neanche la certezza che tu gli hai fatto qualcosa. Esattamente. Ah, ragazzi! Vai, dici. Venite un attimo dove sto io. Tu dove sei? È molto a nord della mappa, dove c'è il portale... Potete teletrasportarvi subito dove sta il portale a nord. Guarda la città con aste. Madò, è calmo. Oggi sto prendendo anche l'Ose, va. L'Ose, torna in squadra con noi. Ah, prima ci mi avete cacciato e mo mi volete di nuovo? Bastardi. E rivela nel frattempo. Ti vogliamo bene, L'Ose. In fondo, in fondo. Ok, viaggiamo alla spiaggia. Ok, eccoci. Ecco, stavo dicendo, la vedi quella sporgenza? Mi sa che si può andare a dare un'occhiata. Sì, teletrasporto ci servirebbe. Va bene, aspetta. Tanto sì che ce l'abbiamo, vale. Teletrasporto. Dia un'occhiata a questo. Guardi. Ma è Sonic! Au. Prendetevi cura del mio gatto mentre non ci sono. Allora io vale, visto che dovrò stare qua fermo. Ok. 3 secondi e poi passo anche te, Ber. Tanto faccio livellare l'osso intanto. Va bene. Pergamena pioggia.
Okay, ti prendo e ti porto. E qua c'è un... una cesta curiosa. Ho 28 monete. Okay. Una Nifty Sword che è one-handed e fa 8-9 di danno fisico e 2-3 di fuoco. Questa potrebbe essere per te, Bear. E poi c'è un'armatura che dà 8 di armatura fisica, 6 di magica e più 10% di resistenza terra. La vuole qualcuno? Se non mi odiate ve la chiederei io. Te la perché passo. Ce l'ho bassissima. La... Sì, sì, ma con calma. Te la passo. Sono abbastanza basso di difesa. Fisica. Grazie. Allora, prego. No! Ivan. Allora. Actions, ecco. Mandiamo al signor Fane. Mentre questo lo mandiamo al signor Red Prince. Ma tu guarda. Grazie. Dunque, non lo so, c'è qualcos'altro che possiamo vedere da queste parti? Forse sai, forse sì. Qua c'è un percorso che... Oddio! C'è lo scheletro di una lucertola qua. Sì, sì. Questa è una parte alta qua. Ok, ok, l'ho visto. Se qualcuno di voi fa con me il trucchetto dei guanti, io arrivo anch'io ad aiutarmi. Orientando il trasportatore. No, comunque non avevano niente di interessante. Ah, molto. Ah, ok. C'era una zona per prendere i punti di esperienza e esplorazione e basta. Ok. Ringraziatemi. Grazie Vale. Ah, intanto possiamo scendere dall'altra parte. Ah sì? Se ci deve essere un cordone qua. Eccolo qua. Ah ecco. C'è un... Ai! Siamo scivolati su una buccia di banana praticamente. Vediamo un attimo. Aggiornamento. Oh, buono. Beh, figa la spada però, eh. Fuoco. Oh. Tan 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 tan. Guardalo com'è, gotta go fast. Quindi, tecnicamente adesso che cosa ci rimane da fare? Dobbiamo andare a parlare di nuovo con l'elfa? Sì, perché abbiamo liberato Amlio e poi dobbiamo andare nei sotterranei e scappare. Così possiamo uscire definitivamente, così possiamo avere il gatto in maniera definitiva come companion. Oh yes. Poi dopo torniamo lì, facciamo culo a tutti, ammazziamo tutti. Esattamente, torniamo per fare la strage. Liberiamo tutti, Tana per tutti. Tana libera tutti. Tana poi va gli statuti e fate tutti. Salve. Allora. Andiamo a parlare con l'elfa e poi ci buttiamo dentro alle alle buchi qua di dungeon. Sì.
Comunque sto vedendo. Non faccio prendere i ringraziamenti. Scusatemi un secondo, praticamente no, avevo visto un altro coso sulla mappa e c'è una tizia chiamata Nebora che fa... Quella ti libera il collare, ma non farlo perché sennò ci attivi le rive di tutti. Per il momento è meglio non farlo. Cioè, diciamo ancora per un poco. Allora... vorrei capire come andarmene. Ok, ho rifiutato la sua offerta. Perfetto. Ti ho fatto un'offerta che potevi tranquillamente rifiutare. Esattamente. Sì, anche perché tanto comunque, anche se... Cioè, l'unica cosa che ci guadagniamo dal toglierci i collari ora, e questo vale solo per uno di noi, è che praticamente puoi equipaggiarti con l'amuletto, che quello che ci ha dato ad esempio Amri o quando l'abbiamo liberato adesso per aver trovato il frutto. E basta, perché i punti Souls non possiamo ancora usarli, quindi... Ok... Infitto l'offerta e vado avanti. C'è solo un piccolo problema, noi non vediamo più Bear sulla mappa. Sono nella caverna. Non sapremo mai. Ok, tanto qua a posto. Anche per quello che ci servirà dopo. Ok, parliamo con la tizia. Sally, hai qualcosa da dirci? Ci dichi? Ok, un amico ha fatto un'altra casa, grazie. Lì che a Mario ti ha mostrato la via d'uscita, si poteva venire a te e tu la vuoi proteggere. Grazie amico mio. Ma solo tu sopravviverai il passaggio, lo vedo, tu sei libero. Noi dobbiamo rimanere. Che peccato! Andiamo. Peccato. Ricordati che se l'animale sarà sotto la pietà dell'ordine divino, te la puoi portare in sicurezza. Io vedo il tuo cuore, tu vuoi solo aiutare, ma se tu vuoi aiutarmi, tu devi, allora te ne vai da solo. Schiaccia le tue mani, non ti dimenticherò di te, ricordati di me. Ok. Allora abbiamo guanti, 2 fisico stato magico più 2% critico. Ok, questo sembra buono per te, Vale. Sì, stivali, 4 fisico, esatto, 3 magico e 2 iniziativa. 7 fisico, 2 magico più 1 di magia di aereo e una wand che è solo per l'ose. Io mi prenderei i guanti perché aumentare il critico per me è fondamentale. E non avendo niente di guanti non è male. Boh, vado a prendere i guanti. Thank you. No, glieli passo. Allora, manda Ivan. Grazie, signor Drago. Prego. Very good. Very, very good. Questo momento è una cosa buona, Sahil è a posto, lo proteggerò. Lei non morirà qui, lei non deve morire qui. Grazie, dimmi che siamo tutti grati di aver aiutato. Dimenticherà quello che ti ho chiesto, Sahil non può star qui, ma lei è più importante, troppo male. Le nostre persone devono trovarla. Dimmi che di unirsi a te, potete piacere questo posto insieme.
Sono molto debole ora, e come dice, se Sarelle dice che dobbiamo rimanere, non voglio andare da nessuna parte dove lei non vuole andare. Sono tutti poco intelligenti in questa caverna. Io la sua devozione è impressionante. Non è devozione a Sarelle, è devozione a tutto, al mondo. Lei è molto speciale, lei vede come sopravviveremo, il Void Woken, il Divino Morto, lei ci porterà a casa. Dica in quel caso sei stato grave di essere stato di aiuto. Sarà fortuna a te, non dimenticarti quello che ti ho dato. Portalo agli elfi che camminano nella terra principale. Loro verranno qui, loro la salveranno, salveranno tutti noi. Puff. Quindi dobbiamo tenerci la cresta adesso. Ok. Possiamo andarsene. Quindi la nostra prossima mossa. Direi che andiamo a cominciare a esplorare le prigioni e tutta la zona intorno là. Oh yes. Jack, ma non ti si vede più il cappello bello? L'ho tolto. Perché l'ho tolto dalla visione, perché voglio rimanere sempre bello con il mio buco. Sennò mannaggia quel buco in testa, mannaggia. Mi ha cambiato quel buco. Ma il cappello è più bello. Però le idee entrano più facilmente. Che ha trasformato il buco in testa. Si è trasfigurato. Vuoto. Però siamo parlato col tizio. C'è qualcos'altro che merita la nostra attenzione qua? Qua c'è il tizio nella gabbia là. Ah, cacchio. Non posso aprire la porta perché non ho i pick lock, i lockpick. Però potremmo attaccarla. Ok. GG. Oddio. Ma Jack. Mi riposavo un attimo, no? Ma perché mai sulla cosa della tortura? Stavo riposando un attimo. C'è questo poveraccio che c'ha dei problemi. Verdas. Parlo io, parlate voi. Chi è che aveva la cosa di... Come? La cosa di Atusala. Atusala? Che pezza era? Era un pezzo... Ecco, ce l'hai te, Val. Ah, ok, allora parlo io. Allora, la pelle dell'elfo è pallida come un cadavere, ma la faccia si contorce con inscrutabile emozione, gioia, orrore, cambiano sul suo viso come la superficie di uno stagno. I suoi occhi si bloccano sui tuoi. Sei tu! No, non sono io. Diciamo che ci sono molti umani da queste parti e deve essersi confuso con qualcun altro. No! No, no, no! Sei tu! Sei... La sua schiena si inarca come se avesse degli spasmi di dolore. Ah, so che sei tu! Sei come me, vedi? Non sono finito, ma tu c'è ancora speranza.
Chiediamogli cosa intende. Saprai. Loro ti troveranno. Ti scopriranno, è il loro lavoro. Ah, capito? Sì, sì, ma certo che lo capisci. Ah, devi andare. Dallis, dopo che ha preso me, ha fatto qualcosa, la mia testa. Mi sento come se qualcuno avesse ficcato le dita nel teschio. Questo è quello che è successo a Jack, ovviamente. Esatto. Ecco perché il buco. Esci finché puoi. Diciamogli che proveremo a tirarlo fuori. Oh, caro, sono finito, non posso andare. Non posso muovere i piedi. Così come colpirti nel... come si chiama? Nella schiena. Nel collo o stringerti la mano. Ride a fatica, tipo. Aspetta, non subito. Va, esci! Madonna. Devo riparlargli? I knew a man named Ollie. No. Mi sa che il signore ha dei problemi. Sto assistendo di che siamo una certa nobile. Non c'è possibilità che un elfo mezzo morto ci conosca. Brutale. Onesto. Niente, ciao. Scusa, ma perché dobbiamo dire di no alla exp gratuita? Ops. Ah, tornato normale. Dei denti. Ma sì. Però li aggiungerò alla mia collezione, come dice qualcuno. Di denti usati. Ma sì. Sai, in fondo mi mancano i denti, quindi potrei rimetterli a posto, dai. Hai ragione. Qua c'era un'altra tizia. Dov'è? Qua. Ah. Proviamo ad aprire la porta come prima, perché io non posso aprirle. Non mi sono educato. Oh. Ok. Chi sei tu? Chi sei tu? Vai via. Dove sono le guardie? Guardi, aiuto. Allora. Oh, ecco dei lockpick. Dentro la gabbia, tra l'altro. Ovviamente. Ragazzi, non vorrei dirvelo, ma qua il tunnel continua. Dopo ci sono le lezzate del fuoco. Sì, le tartarughe. Le lumache di fuoco. Ah, le lumache. Allora, non mi ricordo cos'è che era il mio intelligenza, non mi ricordo, scusalo. Cacchio. Che era intelligenza? Oddio. Perdonami, Jack, non sto capendo. Il mio, la mia stat che avevo più alta, non mi ricordo cos'era. Che era intelligenza. Allora, ok, la calmi e gli dici di stare tranquilla, che se i magister verranno sarete entrambi in un terribile guaio. Oh, okay. Yes, yeah, success. Va bene, io... loro fanno cose terribili qua, se ci penso anche solo per un secondo, sto provando a scappare ancora, loro mi faranno quello che hanno fatto a lui. Chiedimi cosa ha visto. Dimmi. C'era un uomo comunque, voi
puntualizzare. È quello che ho. No. Ok, ci ho sbagliato qualcosa per due notti. Che abbiamo messo la fine alla sua vita. Quello che ha riposato adesso lo riposa tranquillo. Non visto, sentito. C'era un uomo di lì. Loro l'hanno torturato, chiedendogli Seekers e i cercatori. Qualcosa riguardo a un Godwoken. Lui non sapeva niente, ma loro non importava. Ho sentito i suoi urli, ho sentito qualcosa. Qualcosa mangiare, che lo mangiava. Qualcosa da dentro, gnau gnau gnau. Lo sto solo gnau gnau gnau. Non può accadere a me, non può. Digli che qua non è sicuro, che non può stare qua, non è sicuro. Allora, qua fuori le ossa... Le ossa tremano, può essere? Qua, aspetta, vieni subito. Stridore. Ok. Finimolo. Stridono. Stridono. E qua i magistri stanno tagliando. Oddio, affettando, triturando. Spaccando. Cosa fare? Allora. Io sarei per la seconda, sinceramente, però decidi tu, Jack. Anche io stavo pensando alla seconda, perché la prima è... Vieni qua, ferma. Io lascerò Forgio e ci proverò a provare. Digli non preoccuparsi, dovrebbe rimanere nella sua cella. E proseguire per la tua strada. Povero stupido. Spero che sarà una morte facile. Sì, decapitazione. Desidero questo per te. Take care. Prenditi cura. Sarebbe un peccato. Se per sbaglio morisse. No, mi sento buono, dai. Jack, no, non farlo. No, ti prego, no! No! Vabbè. Mi è emozionato tanto. Uomo a terra?